Denatalità, invecchiamento della popolazione, calo demografico, tutti i temi di cui si è parlato nel corso dell'ultima giornata del Festival Punto Sud, Mezzogiorno Reale, Mezzogiorno Immaginato, organizzato da editori La Terza e Svimez. Un fenomeno, quello del calo demografico, particolarmente preoccupante soprattutto nel Sud Italia, dove sono sempre di più i giovani che decidono di andare via per mancanza di occupazione e dove le donne non hanno servizi adatti per affrontare il doppio ruolo, quello di mamma e quello di lavoratrice. Sulla questione è intervenuto Alessandro Rosina, tra i massimi esperti di demografia e statistica sociale in Italia. Attualmente la popolazione meridionale è poco sotto i 20 milioni di abitanti e se appunto le dinamiche vanno avanti con queste tendenze si arriverà a poco più di 15 milioni a metà di questo secolo e si rischia di scendere a 10 milioni, quindi effettivamente è a rischio di forte riduzione della popolazione del sud, ma una riduzione dal basso, cioè che va a impoverire soprattutto la presenza delle nuove generazioni. Il Sud ha molte potenzialità, però dovrebbe riconoscere che le potenzialità maggiori ce le ha attraverso le nuove generazioni, cioè attraverso la capacità dei giovani ben formati e con opportunità adeguate di dimostrare quanto valgono nel loro territorio di nascita e di appartenenza e magari riattraendo anche giovani che hanno fatto esperienza in altri contesti e che ritornano per un progetto di sviluppo e di crescita del loro territorio di partenza. Ecco, se si risponde a questa riduzione quantitativa dei giovani con un forte investimento qualitativo nella loro formazione, nelle loro opportunità di lavoro, beh, questi giovani torneranno anche non solo a rafforzare il mondo del lavoro e le prospettive di crescita, ma a formare una famiglia, ad avere figli, e il Sud sarà anche più attrattivo rispetto anche ad altri giovani.